Ragazzi, in questo video andiamo a parlare della batteria LiFePO4. Questa è una batteria LiFePO4 da 48 volts da 280 ampere-ora, quindi se facciamo i conti sono circa 13 kW/2 di potenza stoccata. Questo contenitore di batteria è stato costruito da me. Questo è composto da una base in legno di MDF distillare, perché questo cambia, perché rispetto al classico MDF ha i listelli in mezzo, quindi lo rende molto ma molto robusto. E è stato interamente lavorato, levigato, verniciato, è stato realizzato un pannello in alluminio e sul pannello in alluminio sono stati posti tutti gli accessori necessari per il funzionamento della batteria. Nel dettaglio qui abbiamo il display con la percentuale della batteria più il tasto di accensione del BMS, l'interfaccia Bluetooth del BMS, l'interfaccia USB 485 per poter comunicare e leggere da remoto i dati del BMS, sezionatore interposto sul polo positivo della batteria, quindi in caso di necessità abbiamo un sezionatore da 125 A in corrente continua da poter staccare e interrompere eventualmente l'uscita della batteria. Poi abbiamo i due poli con gli isolatori di uscita positivo negativo, poi io ho interposto quattro maniglie per facilitare l'estrazione del pannello in alluminio e per infine abbiamo l'interfaccia, il pannello LCD. Sul pannello LCD ho fatto una piccola piccolo cablaggio per rendere tutto molto più veloce, nel senso ho messo questo switch qui dove posso comunicare sia sull'interfaccia Bluetooth, quella che dicevo prima, o girarlo verso sopra e andare a accendere il pannello LCD così. In questo caso il pannello LCD si è acceso e cosa possiamo vedere in questo pannello LCD? Possiamo andare a vedere la tensione della batteria 13,1, la temperatura della batteria delle celle 31 gradi in questo momento, la capacità rimanente 157,6 ampere-ora, la tensione massima della cella e la tensione minima della cella. Come potete vedere le celle sono molto ma molto allineate e questo è fondamentale comunque per le batterie LiFePO4. La corrente di carica che in questo momento stiamo mettendo sono 12,5 A. E il numero di cicli che hanno fatto finora le batterie 55. Nella seconda pagina, questa è una pagina dove fa vedere tutte le tensioni delle 16 celle, come è composta la batteria. Se le andate a vedere nel dettaglio, comunque anche qui andremo a notare che le tensioni sono molto ma molto allineate. Ma ripeto, questa batteria poi lo andremo a vedere nel dettaglio nel prossimo video, andremo ad aprire la batteria e vedere internamente come l'ho realizzata, ma questa batteria non monta solo il BMS ma monta anche un equalizzatore attivo. E qui in questa pagina qui abbiamo i settaggi del BMS, non sono tutti ma sono una piccola parte dei settaggi, perché la parte completa di settaggi del BMS si può fare unicamente dal software del PC. Bisogna scaricare il software, collegarsi con l'interfaccia USB 485 e andare a completare la parte di programmazione. La parte veloce che abbiamo qui sono la corrente di scarica e la corrente di carica,
nel mio caso ho impostato 180 con 130, la tensione massima delle celle oltre quale il BMS deve staccare 400 con 2,5, ma ripeto, a questo valore qui non ci dobbiamo mai arrivare, perché comunque i valori dell'inverter che ho spiegato nel video precedente, dove spiego i settaggi dell'inverter, sono molto più bassi. La temperatura massima di carica e temperatura minima di carica 45,0 gradi, il SOC, che praticamente è la percentuale residua della batteria, in questo momento siamo al 56,4. E le temperature di scarica 65,9, e la percentuale degli amperora della batteria 280 amperora, la tensione di riferimento delle celle, che praticamente è 3,2. Poi abbiamo il balance volt, questo è per intenderci, è la tensione a cui lui attiva l'equalizzazione del BMS, cioè inizia a equilibrare le celle del BMS. Io in questo caso l'ho settato a 2,8, significa che appena la cella praticamente supera i 2,8 volts di tensione a salire, il BMS durante la carica bilancerà le celle. Questo qua, slip time, praticamente è un valore che il costruttore, non solo il specifico cosa fa, ma comunque so che manda praticamente in modalità stand by praticamente il BMS, cioè come se lo spegne. Quindi il costruttore del BMS mi ha consigliato questo valore, che è 65.535 secondi. Con questo valore qui il BMS non va mai in spegnimento, non va mai in stand-by e rimane sempre attivo, come interessa a noi su un impianto fotovoltaico. E poi abbiamo date e ora, ma questo poco importa. Nel dettaglio il BMS lo possiamo andare a vedere, eccolo qua. Qui abbiamo un signor BMS, ovviamente un BMS da 300 ampere ora. Dove potete vedere rispetto agli altri BMS, questo monta due cavi in uscita da 50 mm quadri. E due cavi nella parte alta, l'ingresso, due cavi neri, eccoli qui, da 50 mm. Ovviamente questo ha la ventola di raffreddamento, ma vi assicuro che per l'utilizzo che faccio io, perché comunque questo è un BMS che può coprire fino a 12 kW tranquillamente, ma il mio inverter è da 5, quindi diciamo che io lo utilizzo meno del 50%, ma ho voluto prendere apposta grosso per evitare che riscaldi. Dal lato opposto della batteria si può vedere che abbiamo queste barre filettate che escono, sono 4, le altre due sono qui in fondo. Queste mi sono servite per stringere il pacco batterie, nel senso comprimere le batterie LiFePO4, non lasciarle libere, perché può succedere che durante la carica e la scarica di queste batterie, nella parete della batteria della singola cella succede un rigonfiamento. Per evitare questo, le batterie sono state compresse quanto basta e
evitiamo questo problema o cerchiamo di mantenere in maniera moderata questo problema del rigonfiamento delle pareti, anche se comunque non crea alcun problema sulla batteria. Poi, che altro dire sulle LiFePO 4? Penso lo sapete, non creano solfatazione, non creano niente, potete buttare dentro una quantità di energia enorme perché praticamente queste batterie sono qualcosa di allucinante, nel senso io a 7 mesi che non commuto più con la rete Enel, quindi potete immaginare voi di che potenza stiamo parlando. Il BMS è stato posto a sua volta su una piastra, questa qui, di alluminio per permettere la dissipazione, una migliore dissipazione. E basta. Nel prossimo video andremo ad aprire il pannello d'alluminio mollando queste viti 1 e 2. E andremo a vedere le batterie al suo interno come sono state poste. E poi faremo un piccolo schema elettrico per andare a capire come collegare sia il BMS che l'equalizzatore attivo della batteria. Un saluto ragazzi a tutti, iscrivetevi al canale e continuiamo a dare idee a questo bellissimo progetto che ci porterà a essere in maniera autonomi nella produzione di energia elettrica. Un saluto a tutti, buona giornata.